Buonasera e ben ritrovati. Ricomincia la nostra trasmissione Mondo Amaranto dedicata al calcio femminile dell'Arezzo e al settore giovanile Amaranto, che quest'anno tra l'altro amplia le proprie squadre, quindi avremo modo anche di ruotare di più degli ospiti e poi i vari ragazzi che ne fanno parte. Scorso weekend è ricominciato il campionato femminile di Serie B, ci sono delle novità anche a livello di regolamento. L'Arezzo che è partita subito forte vincendo in trasferta sul campo della Lucchese per 2-1, e poi domenica prossima seguiremo la prima partita in casa e quindi ve la proporremo poi anche dal punto di vista televisivo, la prima partita proprio dell'Arezzo Calcio Femminile. E tra le novità dell'Arezzo Calcio Femminile andiamo a conoscere una nuova protagonista, Isabella Carlo. Benvenuta. Buonasera. Buonasera, dalla Sardegna, poi dopo ci racconterai un po' di te, quindi prosegui ormai questa tradizione, no, delle calciatrici sarde che vengono qua ad Arezzo. E poi ritroviamo veramente con molto piacere un carissimo amico, Beppe Forasassi. Buonasera. Che ritroviamo con piacere con questa bella divisa, allenatore quest'anno dell'Under 17, che si chiama così, che poi volgarmente conosciuta come allievi di Serie C, che hanno vinto a Pagani nell'ultimo turno in trasferta sul campo della Paganese. Abbiamo tre ragazzi che poi andremo a conoscere, poi verremo a seguire anche le vostre partite come abbiamo fatto lo scorso anno. E poi ritroviamo Riccardo Buffetti, bentornato. Grazie a voi e ben ritrovati. E pronto a raccontare, sarà la voce anche quest'anno delle telecronache del calcio femminile. Allora, cominciamo da Isabella e da questa prima vittoria. Prima però della prima vittoria, intanto come ti trovi qui ad Arezzo? Mi trovo abbastanza bene, diciamo che sto iniziando ad ambientarmi piano piano. La squadra mi piace il mister, mi piacciono le ragazze, quindi sono abbastanza ottimista. Esatto, tra l'altro poi ricorderemo anche c'è un nuovo mister che appunto sta iniziando molto bene, Max Lorenzini. Allora, una vittoria per 2-1 in casa della Lucchese, il vantaggio dell'Arezzo con Di Fiore, poi il pareggio di Di Lupo e il gol partita, quando eri entrata poi anche tu, al 92esimo di Razzolini. Allora, com'è stata questa partita? Allora, dalla panchina è stata un po' sofferente. Poi successivamente mi hanno fatto entrare al secondo tempo e ho un po' sfogato il tutto. E meritavamo, abbiamo avuto tante occasioni sprecate da parte nostra, però alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Che è quello poi, ecco, che alla fine insomma soprattutto rimane. Diamo un'occhiata allora a questo primo turno di questa Serie B, vediamo che cosa è successo, vedrete squadre diverse rispetto a quelle che eravamo abituate a vedere, perché è cambiato un po' il girone in cui è stato inserito l'Arezzo. Cominciamo dalla vittoria del Ligorna 2-0 in casa dell'Amicizia Lagaccio, poi la Florenzia che ha travolto 9-0 il Pisa con 4 gol anche di una nostra vecchia conoscenza, però la Nocchi che è stata protagonista, no? Con la maglia amaranta. L'anno scorso fece 10 reti da marcatrice della stagione dell'Arezzo femminile, quest'anno la ritroveremo come avversaria purtroppo. Poi abbiamo la Lavagnese che ha battuto 6-0 la Molassana Boero, poi Musiello Saluzzo battuto in casa 5-0 dal Luserna, Novese batte Torino 4-0 e poi Romagnano batte 3-2 la femminile Juventus Torino, per una classifica chiaramente semplice, a tre punti oltre all'Arezzo troviamo Florenza, Lavagnese, Luserna, Novese, Ligorna, Romagnano. Allora, al di là intanto la classifica che non è questa ovviamente, siamo già andati oltre, ma d'altronde è la prima puntata. Dicevo, è una classifica che chiaramente è molto banale. Che cosa ti aspetti, Riccardo? Anche ricordando qui che quest'anno c'è una situazione di siamo in una sorta di ibrido di campionato, sì, una fase di transizione. Sì, ricordiamo quest'anno diciamo salveranno tre squadre. Diciamo, ecco, vedete, sono le tre che sono in grigio. Rimarranno nella Serie B professionistica, le altre andranno a finire un campionato che diventerà interregionale, una nuova lega. Io spero nella salvezza di questo Arezzo possa mantenere la Serie B professionistica, sarebbe un gran risultato per la città. Per quanto riguarda la partenza, direi un'ottima partenza andando a vincere in trasferta contro la Lucchese in un derby, la Lucchese che 2 anni fa mi pare che trovò anche in Serie C.
dunque è stata un po' una rivincita. Dopo la partita di Coppa è stata secondo me una bella risposta quella della squadra anche al mister per le scelte che farà in futuro, e è un Arezzo che ha mantenuto la stessa ossatura di questi anni, quindi da quando è iniziato il progetto sono rimaste le ragazze bandiera, diciamo, della squadra, più sono stati aggiunti altri pezzi che secondo me andranno a comporre una bella rosa. Un mister nuovo che rispetto allo scorso anno viene dalla categoria FGC, dove è nato, diciamo, prevalentemente la categoria maschile, quindi dovrà immergersi anche lui nel mondo femminile. Se lo farà bene, Arezzo potrà togliersi belle soddisfazioni. Caro Beppe, ti incuriosirebbe allenare le donne? No, ma sempre incuriosito, perché da quello che ho potuto vedere guardando qualche partita per televisione, allora quest'anno c'è stato anche gli europei, mi sembra, quindi tecnicamente non sono tanto distanti dai maschi. Chiaramente c'è una differenza fisica, quindi c'è una differenza di proprio muscolare, però si vedono delle gran belle partite, quindi spero di poter avere la possibilità di andare a vedere dal vivo una partita dell'Arezzo, così vediamo, insomma, se riusciamo con il nostro tifo a fare questa salvezza che sembra problematica, se sono così tante le squadre che devono andare sotto. Eh sì, bisogna arrivare tra le prime tre sostanzialmente. Ecco, pensate di... che dici? Pensate, ecco, che di potercela fare, quanto è difficile. Gli obiettivi sono quelli di salvarci, poi sicuramente non sarà molto semplice, però si lavorerà appunto per riuscire a ottenere questo risultato. Ecco, già da questi primi risultati si vede che, cioè, questa Florenzia è la grande favorita, no? Sì, anche fatto la campagna di valore, tra l'altro ha portato via, diciamo, tra virgolette, l'Arezzo Isotta Nocchi, che, come dicevamo prima, è stata diciamo, il jolly della scorsa stagione, la ragazza che inventava e segnava. Adesso ha fatto domenica, mi pare, 4 reti nel 9-0 contro il Pisa femminile ed è, secondo le statistiche, la probabile vincitrice di questo campionato. Dopodiché più o meno gli altri equilibri li vedremo poi strada facendo, perché comunque le squadre, come dicevate prima, sono nuove, a parte il Grifo Perugia, che comunque abbiamo già trovato l'anno scorso, e strada facendo riusciamo a vedere anche il livello di questa Serie B. Sì, sono trasferte anche abbastanza lontane alcune. Sì, diciamo che alcune sono abbastanza toste, diciamola così. Senti, raccontaci di te, che cosa hai fatto prima di venire qui ad Arezzo? Allora, prima di arrivare ad Arezzo io giocavo sempre in Serie B a Oristano, in Sardegna, quindi. Ho fatto 3 anni là, l'ha iniziata la mia avventura calcistica nel calcio femminile. Niente, sono stati 3 anni di alti e bassi, però mi hanno dato tanto, mi hanno fatto crescere e adesso era il momento di cambiare. Ecco, il Arezzo come è venuto fuori? Una scelta anche di vita abbastanza radicale, no? Sì, diciamo che è stata un po' tosta la scelta, perché comunque sono all'ultimo anno delle superiori, quindi dovevo valutare bene il tutto. Però niente, è arrivata questa proposta e alla fine, insieme alla mia famiglia, ho deciso di provare. Sì. La tua famiglia ti verrà a seguire? Oppure... È un po' difficile, in realtà, però mandiamo il video. Mi seguiranno anche da lontano. Gli manderemo le partite che giocherete. Tanto leggevo in una intervista su un sito, appunto, sardo, penso di qualche anno fa, in cui tu raccontavi che fin da piccolissima palleggiavi, insomma, una passione da sempre. Sì, io ho iniziato a giocare quando avevo 5 anni, quindi sì. Ho fatto 10 anni col maschile in paese e successivamente mi sono trasferita a Oristano e ho iniziato col femminile. Quindi è proprio qualcosa che avevi dentro di te? Sì. Tifosa del Milan, giusto? Sì. E ti spieghi a Kakà, sempre lui? Sempre, no, sempre lui, non cambia. Adesso è perfetto. Tu non devi essere del Milan. Allora, e quindi, dal punto di vista, ecco, di che caratteristiche hai? Cioè, proprio alla Kakà, più o meno? No, abbiamo due ruoli differenti. Sì. Lui mi è sempre piaciuto come gioca e l'umiltà che ha. Come persona. Come persona, esatto. Però io ho caratteristiche abbastanza differenti. Fai il portiere? No. Io sono attaccante esterna, però... Quindi c'hai un qualcosa di offensivo, diciamo. Sì, gioco più sulla velocità che sull'impostazione del gioco, ecco. Riccardo, ricordiamo anche il cambio di location, perché
almeno per queste prime partite adesso si gioca all'Olmo Ponte. All'Olmo Ponte, sì, domenica si giocherà alle 3 all'Olmo Ponte Arezzo, una gara mi pare contro la Lavagnese. Dunque subito una sfida, diciamo, secondo me avvincente. La Magnese che ha vinto l'ultimo turno 6-0 contro il Molassana, quindi sarà un bel banco di prova per la squadra, considerando il fatto che l'anno scorso il campo di casa era stregato, tra virgolette. Speriamo quest'anno cambiandolo, di riuscire, esatto, di riuscire a portare a casa questi tre punti che potrebbero essere buoni per la classifica, per i morali dei ragazzi. Tu sei entrata nel giro anche della nazionale giovanile? Sì, sì, sì. Era proprio il primo anno a Oristano. Ho avuto un'allenatrice che, diciamo, che mi ha fatto esplodere, tra virgolette, a livello calcistico. Sono arrivate un paio di convocazioni nazionali, sì. Ho fatto il primo raduno e poi subito in Under 17. E che esperienza è? Che cosa ti ha lasciato? Quello è tutto un altro mondo, là è proprio professionistico, là sono cose che nel femminile purtroppo ancora non si vedono dappertutto. Quindi la differenza era questa, insomma, come sarà l'organizzazione, sì, la sì, mentalità, sì, sì. Ecco, lo vedi crescere come in generale, ecco, il calcio femminile nel senso di anno in anno? Sì, devo dire che ci sono stati dei passi importanti, però c'è ancora molto lavoro da fare per arrivare a un... A valorizzarlo come merita c'è ancora molto lavoro da fare. Si parlava prima di allenatori maschi, allenatori donne. Tu intanto prima di arrivare qua, quindi hai avuto più allenatrici o allenatori? In realtà è stato un mix. Ho iniziato con un'allenatrice, poi sono passata all'allenatore e poi di nuovo all'allenatrice. Quindi adesso ritrovo un uomo. Di nuovo un uomo? Sì. E se dovessi scegliere, al di là che ovviamente conta chi è l'uomo e chi è la donna, no? Ma per tua, ecco, attitudine che preferisci? Ma in realtà vanno bene entrambi. Se no, se... No, 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 davvero, cioè, se ti danno quello che ti serve per migliorare, per crescere a livello calcistico e umano, è indifferente poi il che sia allenatore o allenatrice. Ecco, l'impatto che hai avuto con Max Lorenzini, che tipo di mister è? No, è positivo, è positivo. A me mi piace, devo essere sincera. È molto, molto tranquillo, molto pacato, ha i suoi modi. E secondo me si può far bene. Lui ha le sue idee, giustamente, e deve solo riuscire a trasmetterle a noi ragazze. A quel punto si potrà lavorare abbastanza bene. Ecco, un gruppo rinnovato, perché non sei l'unica nuova, vero? Ce ne sono no, siamo parecchie, diverse. Sì, siamo quindi parecchie. C'è anche questo tempo, no, per lavorare che occorre. Sì, 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 ci vorrà un po' di tempo prima di trovare il giusto equilibrio della squadra, però ci si arriva. Quindi ti diplomerai qui ad Arezzo, praticamente. Sì. Hai proseguito la tua scuola allo stesso, più sì, o meno? Sì, sì, la stessa, faccio la ragioneria. La ragioneria, benissimo. Quindi ti auguriamo intanto ovviamente un buon anno scolastico con poi gli esami, via dicendo. Grazie. E poi insomma soprattutto anche che lasci il segno qui ad Arezzo. Quindi domenica alle 3, Olmo Ponte. Esatto, ci aspettiamo una partita divertente, ci aspettiamo tanti tifosi come comunque in questi due anni hanno seguito la squadra. E niente, avrò occasione poi domenica di parlare con il mister, diciamo ancora non ho avuto l'occasione per conoscere meglio anche il suo modo di allenare. Sappiamo che il calcio femminile è un calcio soprattutto tattico, quindi dovrà immergersi bene anche lui e soprattutto entrare nella testa dei ragazzi con le sue idee. Bene, ci vediamo un attimo, torniamo tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto, adesso passiamo al calcio giovanile dell'Arezzo. Sta per iniziare anche il campionato Berretti e poi inizierà a ottobre anche la novità dell'Under 16 di Serie C, che proprio nell'ultima puntata avevamo avuto Gaetano Banchetti che ci diceva appunto che la federazione, la Lega doveva fare questa categoria in più, che le società lo volevano e così è stato. E però questa sera ci occupiamo in particolare dell'Under 17 di Beppe Fogasassi. Tu avevi allenato mai in passato, prima del calcio dilettantistico, i giovani? Ho allenato soltanto 3 anni fa la Beretti del Pontedera. No, ecco, che esperienza era stata? No, è stata una discreta esperienza. Credo che ci sia una differenza sostanziale fra gli allievi nazionali di Lega Pro e la Beretti. La Beretti è un campionato, perlomeno quello che ho fatto io, il livello credo che sia un pochino più basso.
Questa è un po' la sensazione che hanno tanti addetti ai lavori, no? Anche sì, dalle, sì, poco indicativo, diciamo. E poi ero nell'anno che lo vinse l'Arezzo. L'Arezzo, sì. L'Arezzo poi arrivò alla finale, per il titolo nazionale. Sì. Quindi ecco, invece qui che campionato hai trovato? No, dai, limitatamente a quelle che sono le prime due partite, insomma, credo che sarà un campionato difficile, però ci possiamo stare. Penso che se perdiamo una partita, grosso merito non è dell'avversario, è soprattutto demerito nostro, come è successo la prima partita contro la Viterbese, anche se la Viterbese è sicuramente una buona squadra, tant'è vero che poi ha vinto anche la seconda. Però noi abbiamo, insomma, ci siamo un po' complicati la vita da soli. Mentre domenica scorsa abbiamo fatto una partita un po' più attenta, abbiamo commesso meno errori e, insomma, siamo riusciti a portarla a casa, penso, meritatamente. Ecco, è una soddisfazione comunque allenare una giovanile della squadra della tua città. Sì, no, con l'Arezzo c'è stato sempre una sorta di amore e odio, perché ci siamo inseguiti tanto, prima quando giocavo e poi dopo 4-5 volte da allenatore, sempre per quanto riguarda il settore giovanile. Adesso, insomma, c'è stata questa proposta che ho accettato con grande entusiasmo, poi non sapevo quello che mi aspettavo. Ma insomma, dai, adesso sì, cerchiamo di fare il nostro meglio perché questi ragazzi crescano in una maniera giusta. Io sono un po' controcorrente, nel senso che è chiaro che è fondamentale il fatto che loro debbano crescere, maturare e migliorare, però non credo che poi non siano così tanto importanti i risultati. Penso che la loro crescita calcistica e anche come ragazzi passi anche attraverso le sconfitte, sicuramente, come quelle che qualche d'uno abbiamo fatto anche nel precampionato, ma anche attraverso le vittorie, perché ti aiutano a capire come poi devi lavorare durante la settimana. Ecco, hai detto bene, controcorrente, perché questa era effettivamente, no, quando si parla con diversi allenatori, no, ti dicono sempre, no, ma noi a me, io credo che sia una voce che l'hanno messa in giro quelli che hanno le squadre scarse. Può darsi. Generalmente questo non mi interessa, noi puntiamo ad altre cose, no, però effettivamente, allora, sicuramente è vero, perché è un'età in cui sicuramente c'è altro, è fondamentale, però, la loro crescita. Però credo che farli crescere perdendo tutte le domeniche è molto molto più difficile. Sì. No, questa è un po' l'ipocrisia che a volte effettivamente c'è. Sì, effettivamente è chiaro che un ragazzo si è demotivato, diciamo, sulle sconfitte entra in gioco la demotivazione. Un ragazzo demotivato probabilmente renderà molto meno anche sotto il livello di sviluppo che di un ragazzo comunque riesce ad avere risultati magari anche altalenanti, però comunque con un morale che rimane stabile. Sì, credo che sia anche più difficile per gli allenatori convincere i ragazzi che facciamo le cose giuste se poi dopo tutte le domeniche si perde. Esatto. Effettivamente. Sentiamo anche Isabella. Tu quando eri, ecco, sei giovanissima, cioè, quando eri ancora più giovane, il risultato conta o no? Per i ragazzi conta. Perché loro lo guardano poi, no? La classifica. Allora, perdere ci sta, nel senso non si può sempre vincere, non può sempre andare bene. Però diciamo che se perdi sempre ogni domenica, allora è sempre più difficile poi rialzarti e poter crescere. Sì. Ecco, ma poi anche è chiaro che se la strada la intraprendi nella maniera giusta e quindi migliori piano piano, poi chiaramente perderai meno, perché poi non è detto che quando giochi meglio vinci, però insomma è più difficile che perdi. Che cosa ti è stato chiesto come obiettivo, diciamo, far crescere? No, è chiaro che la società ha chiesto... E anche giocare in un certo modo, so che viene un po' detto... Sì, ne abbiamo parlato, però insomma ne abbiamo parlato in maniera un po' limitata, diciamo che per adesso credo che per quanto riguarda il settore giovanile nostro sia comune a tutti la linea difensiva a 4, però non c'è stata delle grosse imposizioni per quanto riguarda il modulo. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo cercato di prepararne un paio, perché penso che sia un pochino restrittivo per un ragazzo saper giocare solo in un modo, e quindi dobbiamo sapere anche stare in campo in maniera diversa, anche perché poi essendo il calcio
uno sport così di situazione possono avvenire tante cose che magari ti costringono a cambiare anche il tuo assetto tattico. Diciamo che per adesso insomma, i ragazzi seguono abbastanza, a parte questi tre che sono dietro, insomma, gli altri seguono abbastanza. Senti, in attesa che le note strutture siano disponibili, dove vi allenate? No, noi ci siamo allenati dal 7 di agosto fino a un paio di settimane fa a Buonconte da Montefeltro. Poi da un paio di settimane, praticamente da quando è cominciato il campionato, ci alleniamo alle Caselle, nel campo sintetico, in concomitanza con il 2002. Quindi in parte è già aperto, insomma. Sì, nel campo sintetico praticamente è stato un pochino rimesso a posto, è già aperto, stiamo aspettando il via al campo d'erba che sarà quello dove verrà allenarsi la prima squadra. Esatto. A proposito di prima squadra, poi questo si collega anche alle giovanili, nella trasferta diciamo, sfortunata dal punto di vista del risultato, poi nel secondo tempo c'è stato il debutto di Gerardini, che poi è il sogno e da una parte anche il progetto, no, della società, lo stesso direttore Gemmi l'ha detto tante volte, no, far debuttare un ragazzo diciamo che viene dalle giovanili in prima squadra è poi quello che dovrebbe essere l'obiettivo di una società, questo, valorizzare, questo, farli crescere. No? Questo credo che sia da stimolo a tutti quelli che lavorano nel settore giovanile, nel senso a vedere un ragazzo che l'anno scorso faceva parte di una squadra del settore giovanile esordire in Lega Pro, credo che dimostri che insomma, con il lavoro, con l'attaccamento, con la voglia, con la determinazione ci si può arrivare. Poi dopo è chiaro che rimanerci dipende quasi esclusivamente da te. E tra l'altro Gemmi ha detto in conferenza prima della partita, dice, io con Benucci e Gerardini ci uscirei, li porterei anche a cena, una cosa per dire quanto li apprezzava. Ovviamente stava facendo un ragionamento sul discorso degli under, con un under, certo, se devono giocare o non devono giocare, ha detto no, gioca insomma chi merita, a prescindere che si sia under o meno. Allora ci fermiamo un secondo e poi vediamo i risultati, riconosciamo perché li abbiamo già avuti nel passato campionato i tre ragazzi che sono qui con noi questa sera. Terza parte di Mondo Amaranto, allora vediamo i risultati degli allievi con questa vittoria. Eccolo qua, 2-0 in casa della Paganese, poi c'è stato il 2-2 tra Alma, Juventus Fano e Fondi, poi abbiamo Bisceglie battuto in casa del Gubbio 3-1, è un girone insomma di trasferte proprio dietro l'angolo. Sì, infatti. Fidelis Sangria, Juve Stabia 0-1, abbiamo detto Paganese Arezzo 0-2, vantaggio di Innocentini, raddoppio della ripresa di Sussi. Siena Fermana 0-0, a San Benedetto del Tronto ha vinto il Teramo 2-0, Viterbese che vince ancora, quindi che ha punteggio pieno, ha battuto anche la Casertana che ha battuto appunto l'Arezzo nella prima giornata. Per questa classifica abbiamo il Teramo, la Viterbese, la Juve Stabia 6 punti, Fermana e Siena 4, Gubbio, San Benedettese e Arezzo a 3, Fondi 2, Alma, Juventus Fano e Paganese a 1, Casertana, Bisceglie e Fidelis Andria a quota 0. Allora, abbiamo proprio Innocentini, l'autore dello 0-1, vieni. Allora, Innocentini, il nome? Carlo Alberto, infatti questo mi ricordavo, Carlo Alberto sì. È un nome che non si può dimenticare. Allora, raccontaci un po', dimmi. Brasile, ma insomma. Ah sì, uguale. Un po' di differenza tecnica. Allora, intanto raccontaci questo gol, perché non eravamo lì a Pagani, dove giocavate. Dove era il posto che chiamava? Il posto non era Pagani, era? Era Bolla, Napoli. Che atmosfera c'era? Perché noi di Pagani abbiamo dei ricordi un po' particolari. L'atmosfera era normale come su tutti gli altri campi, quindi non era caldo, assolutamente più caldo. Sì. Niente, abbiamo recuperato una palla a centrocampo dove poi abbiamo cambiato il gioco sulla parte destra dove c'era Sussi che ha preso palla, ha messo un cross nel mezzo, mi sono inserito e come prende in giro il mister, dice c'era scritto premere sulla palla. Ah sì, così, ho premuto, l'80% del gol l'ha fatto lui, poi 20. L'ha raccontato bene? Sì. Visto che lui è un difensore, quindi fa parte della linea difensiva, anche se è un terzino atletico pericoloso avanti, che ci girava da quella parte del campo dove non ci doveva essere in quel momento. Meno male che c'è andato, dai. È andata bene.
Senti, rispetto all'anno scorso, è cambiato a parte l'allenatore? La squadra. Cioè, siamo rimasti in pochi dell'anno scorso, quei 5-6-7 stesse persone, quindi noi insomma siamo già rodati. Sì. Quindi l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso? Sì, l'obiettivo noi si spera di arrivare più in alto possibile tra le prime tre che penso arrivino ai playoff. Sì. Beh, quindi anche tu c'eri l'anno scorso? Sì. Anche perché no, forse l'avevamo già detto l'anno scorso, a un certo punto sembrava la vostra portata quell'obiettivo dopo quella rimonta, no? Sì, l'anno scorso si parla sempre. Sì. L'anno scorso comunque si ha, diciamo, c'è stato un periodo magari di vittorie dove si pensava sì di magari riuscire ad arrivare sempre più in alto, che purtroppo però non siamo riusciti fino in fondo diciamo. Quello che diceva il mister prima, che è un discorso che quando vincono gli altri, come detto, non è merito degli altri. Cioè, sì, no, non è sempre solo merito degli altri, ma c'è una componente sicuramente anche di demerito nostro. Dal punto di vista di approccio, di cosa intendi? Sì, credo che nella prima partita abbiamo commesso troppi errori per pensare di riuscire a non perdere, ecco. Mentre domenica ne abbiamo commessi molti meno. Quindi è stata una vittoria di carattere quella di domenica, insomma. Sì, sicuramente. Sei d'accordo, Calussi, vero? Sì, certo. Comunque sia, sì, si veniva da questa sconfitta, comunque sia che era una sconfitta abbastanza pesante, siamo riusciti a, diciamo, comportarci bene in campo, anche sia singolarmente che come squadra, ci siamo aiutati tra compagni, è stata una vittoria non troppo sofferta, diciamo, perché comunque sia siamo riusciti a reagire bene a questa sconfitta da cui si veniva, e comunque sono contento sia della mia che della prestazione della squadra in generale. Grazie, e ti chiami? Guido. Allora, hai fatto, diciamo, questa Paganese che è, diciamo, una delle squadre del sud, ecco, rispetto magari alle squadre che incontravamo nel girone, hai notato qualche differenza? Cioè, ti sembrano più avanti, più indietro, più fisiche? No, forse sono molto più fisiche, e a livello tattico forse giocano meno la palla e tendono a scavalcare i difensori con il lancio lungo. Ok. I vostri? Domenica avete un'altra trasferta? A Caserta. Ecco, un altro, potevate stare lì, insomma, praticamente. C'era stata la proposta, sì, ma non è stata. Caserta che ha 0 punti, che ha perso l'ultima con la Viterbese. Sì. Quindi insomma un'altra sgaloppata, quindi anche con ritorni e trasferte, quest'anno è un po' diversa la scuola. Sì, soprattutto con la scuola sarà un impegno molto importante, sì. Ecco, ci tieni che siano bravi a scuola, Alberto? No, loro lo sanno, insomma, è fondamentale, perché sennò dalla panchina si finisce in tribuna. Lui ha l'accesso al registro elettronico, vero? Tutti i voti. No, io sono già d'accordo con i genitori. Sei già tutto d'accordo. Bene, grazie, poi siamo curiosi di tornare a vedere, a seguire le vostre partite. Vediamo anche i giovanissimi, come al solito i calendari sono identici, quindi esatto. Stesso avversario, qui è finita 1-1 invece con il vantaggio della Paganese con Guadagno, e qui ha pareggiato per l'Arezzo Sinani nel secondo tempo. Sì, all'ultimo minuto. All'ultimo, praticamente sì. Questi sono i risultati, vittoria netta del Bisceglie che spicca, il resto insomma più o meno non ci sono risultati eclatanti. Vediamo la classifica dove troviamo a 4 punti Caserta, quindi non c'è nessuno a punteggio pieno, Caserta, Anassa Brunettese, Fermane, Paganese, Juve Stabia 4, Bisceglie, Viterbese, Alma, Juventus, Fano, Gubbio 3, Fidelisandria 2, Siena, Teramo, Arezzo 1, il Fondi a quota 0, quindi anche giovanissimi giocheranno in trasferta con la Casertana. Io ringrazio molto Beppe Fogasassi, ci rivedremo presto, tu non lo sai, ben sarà volentieri. Così. Grazie a Riccardo Buffetti, grazie ai tuoi ragazzi, grazie a Isabella Carta, in bocca al lupo, e mercoledì prossimo quindi vedremo le immagini della partita femminile, sì, che trasmetteremo poi subito dopo domenica, e poi vedremo appunto il servizio, e credo che invece per le giovanili dovremmo seguire, credo, gli esordienti, ma poi ve lo faremo sapere. Ci vediamo la prossima settimana.